Ciao a tutti i Tarta amici di Tarta YouTube TV. Io sono Aldi Stein e oggi siamo su GeoGuessr. Così. E sto gioco online, chiamiamolo gioco online, sì, una challenge più che altro. Allora, praticamente dobbiamo capire dove ci troviamo. Puoi indicare sulla mappa, qui vedete il punto, ci troviamo e indovinare. Possiamo muoverci nella mappa per capire dove siamo con Google Earth, nello Street View di Google Maps. Siamo in aperta campagna, vedo una montagna, c'è anche un cacchio di cartello. Forse c'è un cartello. Questo è il primo round, si gioca al meglio delle 5 praticamente. Arriveremo a quel cartello. Superato. È scomparso il cartello. È finito il cartello. Non so, però lì ce n'è un altro. Ecco. Che sparisce sempre il cartello. Amundsen. Per Atlan Group. Arrow Norway. Norvegia. Siamo in Norvegia probabilmente. Vuoi sapere esattamente dove, quello è il problema. Norway e Norvegia, quindi siamo qui da qualche parte. Insomma, c'è una parte verde. Proviamo. Andiamo proprio assolutamente a culo, proviamo qui. Ah, sono 130 km, insomma, proprio vicinissimo, non mira. Però dai, neanche lontanissimo. Nuovo round. Siamo in un ufficio. Ma qua si può fare. Ah, tutto schermo, bellissimo. Peccato sta pubblicità sotto che non va via. Siamo in un ufficio, cerchiamo indizi. E se sono muto? Marli. Credo che sia un museo. Olivo, Experience Trump, nice one, sicuramente siamo in America. Quale posto dell'America non lo so, ma siamo in America. C'è un'uscita qua. Posso uscire? Continentale. Non si può uscire, dico. La porta è chiusa. Leggere lì, devo leggere lì. Perché sono molto visibile? Fantasma. Perché c'è una macchina visibile qui? C'è un'altra qui.
Il luogo abitato dai fantasmi, Transilvania? Come dire dove siamo? Come posso andare? Non c'è nessuna parte. Royal Enfield. Che potrebbe non voler dire niente, anche se in una foto che sto ce l'ha. No, Royal Enfield, in terra forse allora. Proviamo l'onda, che dite? Proviamo l'onda. Se chiude viene detto sì. Io provo l'onda. Esattamente dall'altra parte del mondo, era in India. Non era né in America né in Inghilterra. Ma è inglese quello, però sembrava. Solo a 7.744 km. Terzo round, siamo a 4.791 punti. Io non ho nessuno. C'è un cartello almeno per... Non si riesce a leggere, fa piacere. Le targhe ovviamente sono censurate. Avanti. Ho visto le... Avevo visto le cartelle. Avevo visto le cartelle. Sono sparite. Mamma, olandese sembra come scritta, che dice? Cerchiamo qualche altro indizio, potremmo essere in Olanda. Effettivamente le case hanno non so che di olandese. Come stile anche, no? I paesini dell'Olanda. I paesini bassi. Fate la battuta, mi è scappato, non lo faccio più. Mi sa sempre di più di Olanda. Un altro cartello per avere conferma. Cucciolo! Un cagnolino. Come si fa a indovinare da un paesino sperduto che chissà dove, senza cartelli, senza niente. I cartelli che sono non si riescono neanche a leggere. Maraures!
Allora, dovrebbe essere più o meno in Romania. In Romania. Se parti comunque. Vediamo. Ah, quasi al confine. Quindi dovrebbe essere più o meno da queste parti. Giuro che non l'ho visto succedere. Urale. Ho sbagliato di 83 km. Come a scuola, non sono neanche bravo a copiare. Cioè, ho cercato sul cellulare e non sono neanche riuscito a copiare. Faccio veramente pena. Io ho puntato qua. E mi c'era qua, Parco Nazionale. Che grazie che mi mandi messaggi mentre registro i video. Quarto round. Avessi azzeccato. Sì, vabbè, ma se mi mandi nelle savane sperdute qua. Come faccio a sapere dove sono qui? C'è anche volendo. E anche esserci stato uno, no? Ma che c'è scritto? Un cartello, sicuro al contrario, è girato. Cioè, sono zone che sono tutte uguali. Tutta campagna, come fai a distinguere da un'altra campagna? Ma mi piace io. No. Perché censurato il cartello? Ma siete bastardi! Un canello 56, finito. Ciao Paco, che cacchio è? Non è che si serve proseguire là. Oh, cos'è una mucca? Un pestaglio che siamo dentro una tempesta di vento. Non ho idea di dove siamo. Grazie.
Non lo so proprio. Questa è di Voyager. Ma io provo con Australia, Oceania. Proviamoci qua e qua. Dall'altra parte del mare. In Argentina. Era lì vicino, sono andato a 13.000 km da lì. Dove sì. 8 punti mi ha dato. Ultimo round. Siamo di nuovo come prima, siamo in Argentina. Ma perché tutti i luoghi sperduti? Io sono a casa. Perfetto. Ho cliccato troppo. No, l'ho buggato. Ah, ecco. Ora sto. Niente, mi sono mosso con i tasti cursore e andando troppo veloce il programma non sa capire più niente. C'erano delle case qua prima. Oh. Muovi le case. Ma chiedi l'asilo a qualcuno. Come si arriva a quelle case? Questo mi sa di range. Cos'è? Tutto abbandonato qui. Hanno stessi panni. Sono vuoto. Ma neanche un cartello. Non ho visto un cartello. Colbierno Federal, costruzione del piso spagnolo. Potremmo essere ancora in Argentina, davvero. Io ci provo. Oh, quasi era al centro, 5.000 km, ho guadagnato 280 punti.
è l'ultimo delle mie tappe, non ho azzeccato nemmeno una, fa piacere. Abbiamo fatto 1876 punti. Fatelo anche voi, fatemi sapere, vi lascio l'isca, certo, la lisca vi lascio col pesce, vi lascio il, vi lascio il link in descrizione, così potete giocare anche voi. Fatemi sapere nei commenti quanti punti fate voi, così stiamo una classifica. Per oggi è tutto, iscrivetevi ai miei social che vedete qui sopra, iscrivetevi al canale, condividete, 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 vale sempre iscritto ricambia, e l'appuntamento è al prossimo video. Ciao tartamici!